Mi parabbe fare che sta facendo la pozione, ma. Altro che Befana, qua verranno Pamella la siciliana. Preparazione, 1,5 litri di acqua, versala una pentola. Ci accendo, fuoco basso. Farina di ceci. Quant'è? Mezzo chilo. Mezzo chilo di farina di ceci. Con acqua fredda? Acqua fredda. Si butta tutta. Sì, con le mani, così per ora, per scioglierla. Due pizzichi. Una volta già sciolto tutto il grume, mi lavo la mano, prendo il cucchiaio, prezzemolo, bello fresco. Fresco o già tagliato? Già tagliato. Come si chiama questo? Petrosino. E niente, poi mescolo. Quando fai il bollore forte, e la farina di ceci deve venire molto fine e sciolta. Dopo la metto nei piatti, per ora ancora siamo a niente. Continuare a mescolare per mezz'ora. Fino all'ebollizione? Fino all'ebollizione belle forti e poi procediamo. Ci vuole tempo. No, ma aggiornaci. Già, ora non è pronta. Tra poco. Or dunque, quando si capisce che è cotto? Tra poco. Appena si stacca la pentola. Tra poco ci spengo. Posso spegnere. Già spento. Spiega, spiega. Metto nei piatti. Si spalma nei piatti. All'antica. Che formette non è. All'antica si spalmava nelle tavolette di legno. O nei piatti. O nei piatti. Però nei piatti credo che venga più liscio. Bisogna farlo veloce, penso, no? Sì, veloce. Si spalma sottile, che più raffredda più diventa dura, con l'impasto che rimane, che non si riesce a lavorare, si fanno delle polpette invece. Questo.
schiacciano per far uscire l'aria. Per tenerlo allo compatto. Poi mi bagno le mani perché... È caldo? No, non è caldo. È per un appiccicare la mano. Ah, ecco. Quando sono freddi, ancora sono caldi, si tagliano e viene fuori la panella. Fatti da me, Teresa. Ciao. L'olio. Ora friggiamo. Appena sono biondi si scendono. Belle panelle! Panelle. Sale. Sale. La panella calda calda va a finire nella mia pancia. Buonissima. Buona. 10 lode a mamma Teresa. Allora vi saluto. Abbiamo finito. Ciao.